Stavo pensando, ma secondo te le donne oggi quando si radunano a un tè a casa fra amiche, piuttosto che al bar, piuttosto che all'aperitivo, di che cosa parlano? Che cosa pensano o di che cosa parlano davvero? Bella. Che Meglio cosa pensano non lo so, ma di che cosa parlano? Secondo me di un sacco di cose superficiali che rappresentano un po' lo stereotipo donna, no? Si parla di cosa abbiamo comprato coi saldi. Una delle domande più frequenti che ho fatto ultimamente alle mie amiche è stato: ah, quindi sei andata a saldi? Classica domanda della cui risposta non mi può fregare di meno. E secondo me manca proprio quasi il coraggio di parlare di cosa vuol dire essere donna oggi, nel 2017. Cosa vuol dire essere donna in un mondo che non solo adesso, ma da sempre è in qualche modo dominato da uomini? Ma io non sono molto esperta e ho sentito dire che ci sono stati periodi in alcune zone del mondo dove c'era proprio una costruzione sociale che era totalmente matriarcale. Al nord Europa, ancora oggi, per esempio in Norvegia, dove le donne hanno una buona considerazione, sembra che le cose funzionino bene. Io ho un amico psicoterapeuta, psicologo, che dice sempre che se il mondo si salverà per mano di una donna. Io me lo auguro. È che io penso che la responsabilità grossa del fatto che le donne non riescono ad avere una collocazione giusta nel sociale è perché principalmente non riescono ad averla con se stesse e la responsabilità, secondo me, non è degli uomini, ma è delle donne. Assolutamente. Tipo la costante convinzione di essere inadeguate, che io non parlo per gli altri, ma parlo per me. Sono costantemente perseguitata dall'idea di non essere No, adeguata al perché? ruolo, ad esempio, al ruolo di donna in carriera, al ruolo di donna che ha creato un'azienda. Non è un ruolo con cui devo dire che è un ruolo con cui ho fatto pace, ma è un ruolo che ho rifiutato per tanto tempo, affidandomi ad altre persone. Prettamente uomini a cui mi affidavo perché erano in qualche modo i miei pilastri, che poi in realtà non erano pilastri, erano stampelle. E io mi ci sono appoggiata con tutto il peso, convinta che io da sola non potevo camminare in questo settore così maschile, che aveva bisogno di un'energia così forte, se vogliamo anche così, anche un po' arrogante, no? E poco umana potremmo chiamarla. In realtà non è così, perché poi aziende di successo che hanno proprio un'energia che è tutt'altro che maschile esistono e vanno alla grande. Allo stesso tempo, questo non toglie che comunque sia una relazione con noi stesse, almeno con me stessa, che è in continuo divenire. No, io non mi sono mai sentita inadeguata, anche se sapevo perfettamente che mi trovavo in un contesto magari dove non ero preparata. Ma non mi sono mai colpevolizzata, cioè non mi sono mai, non ho mai avuto quella sensazione di quella differenza che mi metteva in crisi. Io penso che noi donne abbiamo una marcia in più, ma non nel senso che siamo migliori, non c'è un migliore o un peggiore fra maschi e femmine, siamo complementari, siamo oggettivamente diversi, però noi abbiamo molta più forza. La forza che tu imputi ai maschi è una forza fisica, ma la forza che sposta tutto è una forza emotiva, una forza mentale, una forza proprio dell'anima nel sopportare, non a caso i figli li fanno le donne, cioè ci sono delle cose che le donne sopportano che probabilmente gli uomini non sono strutturati per sopportare, no? È bello però camminare assieme, perché a me non mi piace dire la donna è migliore, la donna è più forte, siamo totalmente diversi, oggettivamente la donna è più forte, così in senso generale. Ma la cosa che a me dispiace, parlando del 2017, è vedere le donne, anche donne che vogliono fare carriera, che per sentirsi sicure di poter, non è il tuo caso, non te lo dico perché sei qua, perché oggettivamente non adesso capirai cosa dico, si omologano la parte peggiore maschile, quindi diventano arroganti, perdono la femminilità, si vestono da maschie, sono aggressive, mentre le armi per vincere qualunque lotta è la gentilezza, la compassione, saper accudire, cioè il fatto di avere noi, di portare in grembo noi, di essere noi quelle materne, dovremmo essere materne in tutto, cioè quella nostra attitudine, quindi la nostra gentilezza, la nostra femminilità andrebbe portata in tutto per ottenere di più. Non è che per ottenere di più devo andare lì con una sciabola, il pantalone e essere aggressiva, arrogante. E a me dispiace che le donne ancora oggi questo non l'hanno capito.
Io credo che in parte nasca anche da come cresciamo in questa parte del mondo, perlomeno oggi. Quando si fa una verifica a scuola, alle elementari, non so dove l'ho letta questa cosa, se tu, il fatto stesso di segnare se sei maschio o femmina già attiva una serie di meccanismi per cui se è una verifica scientifica e quindi o matematico, qualcosa che ha a che vedere con materie che di solito nello stereotipo non sono femminili, la bambina dopo aver segnato che è femmina perché c'è F o M renderà meno nella verifica, nel compito, di quando invece non viene chiesto di specificare il sesso durante una verifica, durante un compito. Ma dove è questo? Questo credo lo condivida la CEO di Facebook che ha scritto LinkedIn, ed è uno studio nominato proprio in questo libro, che poi è sulle donne per le donne ed è pazzesco. Non solo, ma lei racconta anche come alle elementari o alle medie che sia, le ragazzine che non riescono in un compito di matematica o in un compito scientifico vengono in qualche modo assecondate a non riuscire, per cui l'insegnante ti dice qualcosa tipo ah vabbè dai, non succede nulla, magari proviamo con l'italiano, una cosa del genere. Laddove invece, se succede a un bambino di sbagliare, il bambino viene invitato, maschio, a riprovare e riprovare e riprovare finché non ci riesce. E questo credo sia un capitolo dedicato, adesso l'ho letto parecchio tempo fa, proprio dedicato allo spiegare alcune delle cause per cui ci sono pochissime donne che intraprendono carriere tipicamente maschili. A me non piace mai tendenzialmente quando si fa una cosa e si dice questo è per donne, questo è per uomini, perché per conoscermi bene io devo comunque sapermi rapportare in una società dove ci sono anche gli uomini e viceversa. Come nei rapporti di coppia, no? Quando se io voglio capire meglio il mondo maschile non mi posso andare a confidare con una mia amica, perché rimaniamo lì che il mondo maschile non lo conosciamo. Allora, io difatti, vabbè, io sono cresciuta con i maschi, quindi a me è successa una cosa particolare, che ho conosciuto prima il mondo maschile, perché da piccolina avevo i capelli corti, ero un maschiaccio, e quindi sono entrata immediatamente nella mentalità maschile prima. Però ancora oggi, se devo confrontarmi e che vedo, non so, la classica cosa, gli uomini, il tubetto del dentifricio strizzato, non si capisce perché lo strizzano a cavolo, che vabbè, non cambiano mai il rotolo della carta igienica, non so se capita anche a te, ma il rotolo della carta igienica, proprio ho fatto, potrei fare, come si dice, un elenco, no, finisce, no, lo usano nuovo ma lo metto lì, gli fa fatica a rimettere. Allora, per capire adesso, io ti ho fatto un esempio banale, però per capire la mentalità di un uomo nel rapporto di coppia, per esempio, io ho sempre avuto bisogno di confrontarmi con un mio amico maschio, e spesso mi ha aiutato tantissimo a capire la mentalità, perché oggettivamente siamo fatti diversi, abbiamo esigenze diverse, abbiamo cose che ci catalizzano completamente diverse, abbiamo attitudini, istinto completamente diverso, abbiamo tante cose, non c'è solamente l'aspetto fisico, il sentimento e la ragione, ci sono le attitudini, l'istinto, l'educazione, il contesto sociale dove sei vissuto, l'emotività, ce n'è di roba. E quindi in quel caso è bello, ecco perché tu dici, per le donne è difficile diventare una donna in carriera, diventare imprenditrice? Trovi ancora oggi questa difficoltà? Dentro di noi sì, magari poi all'esterno non sembra, perché ci sono donne che invece provano che si può, tra virgolette, no, gestire le palle di vetro senza farne cadere neanche una, c'è la famiglia, ci sono i figli, però c'è questa pressione, quest'ansia di dover essere sempre perfette, quindi... Ma chi la dà questa pressione, quest'ansia? Da chi arriva? Dall'esterno, continuamente, dai film che guardiamo, dai telefilm che guardiamo, dalle immagini di donne sulle copertine dei giornali, che se hai un grammo di cellulite in più sembra che devi essere esiliata. Cioè sono dei messaggi subliminali continui. Se vai in aeroporto adesso c'è la pubblicità di calze donne intimissimi, cosse gnocche da paura, le guardo anch'io, sono lì così. Ma è ovvio che non sono reali, e se sono reali stanno male, perché hanno una vita che è così, un vitino che è così, e non è sano. Così come nel momento in cui hai quel chilo di troppo, magari basta guardare sui social, basta guardare anche uno dei primi, delle prime paranoie di una donna giovane che magari ha un figlio, io non ne ho ancora avuti, però una volta che in qualche modo il figlio c'è, è nato, quindi diciamo che cominci di nuovo a rapportarti con te stessa, non più solo in funzione sua, ti guardi allo specchio e dici, oddio, cosa devo fare per tornare come ero? E quindi cominciano i corsi, i libri su come... Sì, ma questo... Ma è allucinante! Devi darti il tempo di fare la donna. Fare la donna significa anche fare un figlio, stare magari per un anno con 10 kg in più, perché devi dare al tuo corpo il tempo di... Devi dare a te stessa il tempo di... Ma questa società il tempo non ce lo dà.
La società è formata da noi. È vero quello che dici tu, purtroppo, è drammaticamente vero. Io per esempio ho 52 anni, cioè, mi stanno avendo i capelli bianchi, non me li tingo, c'ho la cellulite, è una tragedia, che mi sta sulle balle anche a me. Poi ho scoperto adesso invece, passando gli anni, che quella che si vede di più invecchiando, anzi diventando vintage, perché noi non invecchiamo, diventiamo vintage, come dice Mafalda, sai il fumetto, non è tanto la cellulite, è che crolla tutto verso il basso, quindi inizi a avere, le tette crollano, la pelle un po' va giù, ti vengono un po' le guance da cocker. Io te lo dico ridendo, è vero anche quando sono in ascensore, che ci sono le luci peggiori di tutto il panorama della vita quotidiana, sono le luci degli ascensori, quando entri in ascensore anche super truccato, inizio a fare sto gioco, no? Tiro su uno e dico, cazzo, adesso qui cala di qua, no, però tanto il lifting non me lo farò mai. Non me lo farò mai per una serie di motivi, uno perché sono una fifona tremenda, ma soprattutto perché... E questo che a me fa incazzare della gente oggi se ne parla tanto di queste cose qua, Cecilia, non è più come una volta che ti fai imbastire così tanto dalla pubblicità. Allora tu veramente, tu persona singola, tu singolo, tu donna singola o uomo, quello che sia, decidi di alimentare la parte più superficiale tua, che poi non ti dà la sicurezza, ma ti farà avere gli attacchi di panico, ti farà essere depressa, non ti farà mai essere felice e godere, no, di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, perché è così. Forse una delle risposte che mi sono data io è stato che negli ultimi, non so, 20-30 anni, in realtà questa risposta me l'ha data Angelo, il mio compagno, ma io l'ho sposata in pieno, perché una volta gli ho chiesto, ma secondo te oggi hanno tutti attacchi di panico, sono tutti depressi, tutti con le pillole per dormire? Ma io quando avevo 20-30 anni, ma tuttora, non dormo perché mi fa male alla spalla, ma non prendo niente, quando mi passerà la spalla ricomincerò a dormire, cioè come facevano i nostri nonni, no? E gli dicevo, ma secondo te è sempre stato così, oggi se ne parla di più, c'è solo più informazione, oppure una volta non era così? E lui mi ha dato una risposta, come dicevo, che io ho sposato in pieno, perché lui ha detto, guarda, io credo che non era sempre così, solo che negli anni ci hanno fatto dimenticare che oltre alla carne c'è lo spirito, non si alimenta più la parte spirituale, perché noi siamo di carne e di spirito, e nel momento in cui tu non alimenti una parte spirituale che fa parte proprio dell'universo, perché siamo tutti connessi, noi con le piante, con gli animali, a un certo punto le risposte non ti bastano più, allora inizi ad andare in crisi, e inizi presto, perché inizi a 20 anni, e questo è drammatico, solo che nello stesso tempo a me fa incazzare, perché oggi se ne parla di queste cose qui, come ne parliamo io e te oggi. Se tu vuoi, soprattutto con l'avvento di internet, se tu vuoi sapere o avvicinarti il più possibile a una verità, vai lì, come sfogliare un'enciclopedia, stai attento, leggi e ti informi. L'ignoranza... E filtri. Vabbè, sì, dovresti essere anche intelligente e non un caprone, perché altra cosa è l'ignoranza. A me mi fanno incazzare gli ignoranti. Non ti puoi permettere di essere ignorante, no? Perché internet poi, ha dato voce a tutti, quindi per questo ho sottolineato. Sì, ha dato voce a tutti, ma non devi essere Einstein per capire di che cosa ti devi fidare, di che cosa no. Però quando parliamo di ragazzine, che tornando all'aspetto alla problematica del rapporto con noi stesse, come bambine prima, poi come teenagers, poi come donne, è chiaro che parliamo di livelli di consapevolezza diversi, per cui una bambina che apre internet, ci sono bambine che scrivono su internet, sono brutta, punto di domanda. Ecco, ma dovrebbe, ha un problema con i genitori. Certo, ma quindi come si può risolvere il problema alla radice? Perché i genitori hanno vissuto una generazione prima, se non due. Difatti, secondo me la generazione devastante è stata quella degli anni 60-70. Fa conto la generazione dei miei genitori, perché tu sei più giovane di me, dove c'è stato un momento di totale rinascita dopo la seconda guerra mondiale, no? Hanno iniziato a esserci le prime lavatrici, lavastoviglie, le donne potevano divorziare, le donne iniziavano ad avere il loro giusto spazio in società, perché... Io non voglio essere uguale a un uomo, perché a me non me ne frega un merito cavolo di essere uguale a un uomo. Necessitiamo tutti degli stessi diritti, ma dobbiamo capire che siamo oggettivamente diversi ed è nella diversità che si cresce e si migliora, è la diversità che ci serve. E questo anche tra donne. Questo anche tra donne, però cosa è successo? Che c'è stata la generazione precedente che si è dimenticata del ruolo importante della famiglia, quindi le donne hanno smesso un po'... ingenuamente hanno perso un po' di vista qual era un compito. Nella coppia, nella famiglia, ci devono essere i ruoli. Non si può random, una volta uno fa la papà, la mamma, una volta fa il papà, una volta sì, una volta fa la donna in carriera. Una cazzata, quando le donne del mondo dello spettacolo dicono sono una madre favolosa, una donna in carriera meravigliosa, la moglie perfetta, non è vero un cazzo. Sei una cosa, la fai bene, il resto è arrangiato e solitamente si sacrificano i figli.
la famiglia. Quindi si delega l'educazione a una televisione, a una scuola che sta peggiorando, io parlo dell'Italia, ma credo che il mondo più o meno sia uguale, a parte qualche raro caso. Ecco perché ti dico, bisogna ritornare a riprendersi i propri ruoli, bisogna ritornare a capire che la cosa che ti dà felicità non è il botulino, non è il capello non grigio, non è il non aver la cellulite, tanto ve tocca tutti, tutti, cioè come si dice, una democrazia in certe cose, si muore tutti, si invecchia tutti, insomma se si invecchia meglio perché sennò vuol dire che si muore giovani, e quindi vuol dire ci sono delle cose che uno deve dire, vabbè ora invecchierò pure io, l'importante è che rimanga simpatica, che mi posso fare due risate, chi se ne frega, io qui con mia cugina storica ci mettiamo davanti a LED press, dici che io sono un entusiasta di merda, perché invece... Quindi capito, forse questo è il segreto, riappropriarsi della genuinità delle cose che l'ultima generazione da cui io l'ho sentita erano i miei nonni, per esempio. Bisogna tornare lì. E anche continuare a chiedersi, secondo me, perché facciamo quello che facciamo? Per dirne una, no? Nel momento in cui, ad esempio, i social, perché io ci lavoro dentro costantemente e la vedo qual è il rischio di lavorare in un contesto come questo, dove l'immagine è tutto, per te è stata la televisione, tuttora lo è, adesso anche tu ti stai spostando un po' sul web, però la dinamica è la stessa, che sia una scatola più piccola o più grande, comunque l'idea, soprattutto se sei una donna, ma non solo, di dover dipendere da un'immagine che deve essere sempre photoshoppata, sempre perfetta, sempre precisa, the curated life io la chiamo, quindi la vita curata, tipo un magazine, no? Che praticamente tu ti sfogli Instagram di qualcuno, il Facebook di qualcuno, ma quella non è vita. Quella è vita filtrata attraverso Photoshop, attraverso i filtri reali di Instagram, è finta, però se noi cosa succede? Che io dico alla gente, in realtà, questo io lo noto in me, comincio a identificarmi con quella vita, comincio ad accorgermi che io sono convinta che quella sia la mia vita, comincio ad accorgermi che se adesso non le photoshop più le foto, ma io sono stata sovrappeso di almeno 24 kg e le foto le photoshopavo alla grande, se potevo, non ero capace, in realtà usavo un'app. Ma e quella era la mia vita, io mi identificavo con quelle foto, quella era la Ceci, poi mi guardavo allo specchio e mi veniva la nausea. Sì, però allora, tu perché? Qual è la cosa che ti ha fatto scattare? Che ti ha fatto scattare a perdere peso perché non eri contenta? Perché tu mi sembri una persona equilibrata. Adesso sì, sono passata più equilibrata, adesso equilibrata, l'equilibrio è una bella sfida. Sì, l'equilibrio non ce l'ha nessuno totale, però diciamo che la ricerca dell'equilibrio perduto. No, lì è stato una riscoperta, un po' quello che ti ha detto Angelo, di... un partire dall'interno verso l'esterno invece che l'opposto. E da lì, e quindi io l'ho fatto attraverso lo yoga, l'ho fatto attraverso uno yoga, tra l'altro, che io ho cominciato a fare per perdere peso, paradossalmente. Però pensa che questa cosa qua a me fa pensare che, indipendentemente, il peso dovrebbe essere una molla che ti fa venire voglia di fare uno scatto per perdere peso, perché non ti piaci, e va bene. Ma di base... l'eccessivo peso diventa una forma pericolosa di salute più che una cosa estetica, certo, perché sì. Ci sono persone in sovrappeso, sai quella modella famosissima, non mi ricordo come si chiama, che è bella cicciotta, che è affascinante da morire, lei è felice così, e probabilmente è forse la modella più pagata in assoluto nel mondo, che non so che taglia ha, però è bella in carne. Allora, se comunque tu riesci, lì di base ci sta il fatto di accettarsi indipendentemente da tutto, esatto. E voler migliorare se fa parte, a quel punto si entra nel campo della salute. Migliorare per stare bene. Per stare bene, per mentalmente, certo, e anche fisicamente. Perché poi, agli uomini le secche non è che sia mai piaciuta, agli uomini piace toccare un po' di sostanza. Questa è una polemica che io ho con il mio ragazzo, con il mio compagno, perché in realtà lui continua a dire questa cosa. Io invece, vuoi per tutte le questioni, gli antecedenti di problemi di peso che ho avuto, che sono stati comunque un grosso peso per me, perché li ho avuti quando ero adolescente e quando è il momento proprio in cui cominci a scoprire te stessa, vuoi apparire in un certo modo, cominci a paragonarti agli altri, è stato un incubo per me. Io racconto sempre che l'incubo peggiore per me, a parte che al mare mi coprivo, andavo al mare, io mi ero inventata, non volevo essere ovviamente lasciata fuori dal gruppo, ovvio, quindi io dicevo sì, andiamo al mare, poi mi ero inventata che avevo una condizione alla pelle, non potevo espormi al sole neanche per 5-10 minuti. Ci sono delle foto che i miei compagni di classe hanno messo nel papiro di laurea, quello che ti fanno quando ti lauri, ignari di quello che volessero dire quelle foto, solo per prendermi in giro, perché uno lo fa ridendo. E io solo di recente ho condiviso apertamente che
che era una gran balla che io raccontavo, non avevo nessun sintomo, nulla, ma mi vergognavo di farmi vedere in costume. E quando io dovevo passare dal bagno asciuga, cioè anzi dallo sdraio al bagno asciuga, perché comunque non stai lì, cioè se non vuoi diventavo praticamente... colavo, quindi ogni tanto facevo un passo da qui a lì e per me io ero convinta che tutti mi guardassero. E sembrano cose così sciocche anche dette adesso, perché poi con un livello di consapevolezza diverso uno ci ride su, ma in quel momento quello era il problema più grande della mia vita, cioè tutta la mia vita girava intorno a quello, a quanto mangiavo, a quanto non mangiavo, a quanto pesavo, a quello che gli altri potessero dire di me, al fatto che andavo a comprare i vestiti e impazzivo perché non volevo entrare nelle taglie che erano mie, volevo entrare nelle taglie più piccole. Quindi tornando al discorso secca, secca secca oppure no, io ho sempre avuto un debole per le secche secche, perché ovviamente io ho sempre voluto essere secca secca, non lo sono mai stata. E il mio ragazzo, il mio compagno, continua a dire che tanto se fossi stata secca secca non saremmo mai stati insieme. Io gli dico che secondo me non è così, però... Ah no, io sono una ragione. Se ci pensi, le secche secche, poi che tocchi, un mucchietto d'ossa. No, ma poi, guarda, l'adolescenza poi è un periodo dove voi cerchi l'accettazione a prescindere. Io ero magra, quindi non avevo questo tipo di problema, anzi, eppure avevo le mie insicurezze, perché ce le hai, se non è fisica è un'altra cosa l'insicurezza, quindi è un'età di passaggio. Però se a me piacerebbe vedere nelle persone di prendere un po' in modo più leggero quello che è... Uno fa bene a mettersi carino, aver voglia di vedersi bene, ma non al punto da farsi diventare un'ossessione, perché poi questo sfocia in tutto, sfocia anche nella relazione di coppia. Pensa, io che ho fidanzato e ho 10 anni più giovane, devo voglia che devo faticare adesso per rimanere per non lasciarmi andare, no? Perché poi sai, subentra la menopausa, una serie di cose, però deve essere uno stimolo per tenerti bene anche per una questione di salute. Di base io credo che le persone devono prima di tutto, per essere accettate dagli altri, devono accettarsi, perché non è il contrario. Che è la cosa più difficile. Io lì devo dirti che sono stata fortunata, perché mio padre, quando ero più piccola, mi diceva sempre: non ti vergognare se c'è qualcosa che non ti piace, se ti vergogni che non so, ho qualcosa anche di estetico, piuttosto che una defiance che non capisci in un contesto certe persone parlando, perché ti senti che non sei abbastanza preparata. Lui diceva: sii tu la prima a giocare della tua debolezza, prenderti in giro in modo simpatico, per due motivi. Uno, stempera la tua tensione, e due, non dai modo agli altri di prenderti in giro, perché sei tu la prima che ci gioca. Quindi questo mi ha aiutato tantissimo, perché io ero la prima che dicevo su, e io tuttora, adesso se vedo che le mie gambe, si vede troppo la cellulite, farò quello che facevi tu da giovane, mi metterò un palombaro, no scherzo, un palombaro no, ma sto già pensando a dei costumi, magari come negli anni, forse era 20 o 30, quelli fino qui, perché io voglio essere carina. Se mi chiede perché, è perché c'ho la cellulite e non mi piace che si veda. Fra l'altro c'ho pure i paparazzi che mi rompono le balle dalla mattina alla sera, non posso manco fare quel cacchio che mi pare. Una volta avevo il mio lato B che ero tutta contenta di far vedere, adesso dico cazzo, no, non lo posso far vedere. Ma ci rido su, mi girano le balle, perché è ovvio che, ma ci rido su. La cosa fondamentale è che sono qui a ridere, che sono sana, che sono comunque una persona privilegiata. E chiunque nel proprio piccolo dovrebbe focalizzarsi su quello che ha, anche se è poco, ma focalizza sempre quello che hai e non quello che non hai, prima di tutto perché per la legge dell'attrazione metti il focus su qualcosa che poi dopo ingigantisci e richiami, e poi perché ti aiuta veramente a star meglio. Questo la televisione dovrebbe dire, i media di questo dovrebbero parlare. Dovrebbero parlare di tante cose. Una cosa che mi ha aiutato moltissimo è quello che è il vivere un po' in beta permanente. Adesso ti spiego, lavorando sulle app, con le app, con i software, con i siti, ogni tanto no, vengono fuori questi strani ibridi. Quando scarichi un'applicazione in beta, no? E vuol dire che non è perfetta. Ma un'applicazione tecnica, quelle che scarichi sull'iPhone, su Android, quello che è, non è che sono mai perfette, si aggiornano, no? Quando fai l'update c'è l'aggiornamento. Cosa significa? Che non andava bene prima? No, la usavi. C'era qualche bug, qualche problemino, ogni tanto si impalla, ogni tanto. Quindi non lo dici, so. Hai usato quel linguaggio e l'hai trasferito nella vita di tutti i giorni. Se io nella vita di tutti i giorni mi immagino di essere come un'app umana e quindi sono in beta permanente. Dobbiamo fare degli aggiornamenti. Ed è lì che ci ridi un po'. Io faccio molta fatica, tu sei molto autoironica, io faccio molta fatica a prendermi in giro, davanti agli altri lo faccio tranquillamente, ma con me stessa sono molto critica, molto cattiva. C'è questa frase, no, che mi ha colpito moltissimo, che dice: se trattassi
tutti gli altri come tratti te stesso, se parlassi agli altri come parli a te stesso, quanti amici ti resterebbero? Io sono molto critica verso me stessa, non uso molta ironia quando sono da sola davanti allo specchio, perché ho una serie di precedenti che mi hanno portato comunque ad essere molto, molto, molto dura nei confronti di me stessa. Se stiamo un mesetto assieme davanti allo specchio, secondo me in una settimana, in 5 poi dopo, esatto. Però col beta permanente ho trovato il mio modo di dire, sai cosa ti dico? Non sono in grado di, non ero in grado di gestire l'azienda perché mi ero appoggiata alle mie stampelle e adesso zoppico, però almeno sto imparando ed è in beta permanente, ci sarà sempre una versione migliore, no? Non ci sarà mai che si parli di corpo, che si parli di salute, che si parli di lavoro, che si parli di famiglia o di quanto brave siamo come madri, come mogli, come imprenditrici, come quello che è. Ci sarà sempre una versione migliore, il che non significa però, ecco, quello qui secondo me c'è la differenza enorme, il fatto non di considerare questa versione migliore come un ideale di perfezione che dobbiamo raggiungere a tutti i costi, altrimenti adesso non siamo abbastanza, non siamo a sufficienza, brave, intelligenti, magre, grasse o quello che è, ma vederlo come una fonte di ispirazione ed è una linea molto sottile. Sì, questo, calcola che io tutte le volte che sono stata mollata tante volte dai miei ex, piangevo, per me erano tutte tragedie, un po' tipo via col, no, nel momento tipo amore senza fine, sai quelle tragedie, e poi io mi identifico da morire, non ne troverò mai più uno, così invece erano deficiente, era meglio che perdessi piuttosto che non ho mai, e stavo malissimo, mai una volta mi è passato neanche leggermente anticamera nel cielo di dire che cosa non ho io perché mi ha lasciato. Mi sono sempre detta, sto cretino prima o poi si renderà conto che una come me non la trova più, e non so se diventava un anatema, perché poi ho avuto le mie soddisfazioni nel senso di sentirmi dire no, io non sono perfetta, però c'è sicuramente chi è più bello di me, più intelligente di me, più simpatico, non lo so, no scherzo, c'è sempre qualcuno meglio di me come c'è qualcuno peggio di me, ma per chiunque è così, ma tu non puoi focalizzarti su questo, cioè tu devi trovare il tuo stato di serenità, e secondo me il gioco e il saper ridere è la cosa più importante, che aiuterebbe veramente chiunque. Io vedo situazioni dove io sono uno che mi piace scherzare e fare gli scherzi in continuazione, e il mio fidanzato quando mi ha conosciuto era un attimo che era un po' più tranquillo, molto home, molto, e quindi una volta mi ricordo che d'amblè faccio uno scherzo alla sua agente letteraria che io avevo conosciuto tipo mezz'ora prima, non c'avevo sta confidenza, ho fatto uno scherzo anche al telefono bello tosto, lui lì per lì Angelo ha riso, poi a un certo punto si è ripreso e mi ha detto tu sei pazza, questa stava lavorando, io lì per lì per un attimo ho detto oddio, poi guarda, gli faccio vabbè, dico, ma è uno scherzo, e che sarà mai? E lui mi fa, ma se lo facessero a me mentre sono concentrato loro mi incazzerei. È peggio per te, gli ho detto, scusami, devi ridere. Poi mi ha fatto venire il dubbio, allora l'ho richiamata. Ho richiamato questa persona e ho detto, senti, dico, ma ti ha chiamato prima una che ti ha detto, se le fa, sì, dico, guarda, io ti ho fatto uno scherzo, ho iniziato a ridere come una matta. Allora, non c'è, anche ieri parlavamo di questo, adesso Angelo è il primo che fa gli scherzi, perché ieri per fare uno scherzo a momenti lascia il suo avvocato in autogrill, per fargli uno scherzo siamo andati via l'ho talmente influenzato, però questo aiuta soprattutto nei momenti difficili, soprattutto quando ci sono i momenti più son gravi e più bisogna saper comunque ogni tanto ridere, perché quel momento che ridi interrompi uno schema pesante e ti ricarichi, fra l'altro, nel momento in cui riprendi e riconcentrati perché devi uscire fuori da una situazione difficile. Perché io non dico ridere come dei deficienti sempre, sì, H24, drammatizzare. Sì, saper trovare sempre lo spazio per, e guardare le cose anche sotto un profilo ironico, e poi dopo ti ricali a doverti, perché io mi rendo conto che ci sono persone molto meno privilegiate di me e di te che fanno veramente fatica, magari vedono queste interviste e dicono ciccia, io non c'ho proprio niente da ridere, e ci credo. Ma se invece riuscissero a capire in che modo bisogna ridere, gli darebbe la forza per affrontare meglio qualunque un problema difficile. E farlo anche in coppia. Beh, in coppia poi diventa tutto... Sì, perché se si è... E qui ti chiedo una cosa, Rosy, ma tu lavori, no? Con col tuo compagno. Sì, lavoriamo assieme e poi ognuno c'ha il suo lavoro, sì. Un segreto per non per non riempirsi di botte. Non lavorare assieme. Allora, non lavorare assieme è la cosa più sicura. No, lì bisogna... ci sono i pro e i contro in tutte le situazioni.
perché lavorare assieme crea un forte legame, solo che se si hanno dei contrasti lavorativi su prendere delle decisioni, li porti anche nella coppia, perché ovviamente non è che poi quando si va a letto la sera dici vabbè, mi hai fatto girare le balle sul lavoro, adesso però facciamo l'amore, chi se ne frega, no? E viceversa, purtroppo, se litighi, sì, hai una discussione nella relazione personale. Il segreto, un segreto secondo me in generale, anche se non lavori col tuo compagno ma lavori con la tua migliore amica, anche se lavori con un altro che è conosciuto sul mondo del lavoro, è quello veramente di provare a mettersi nei panni dell'altro, di provare a vedere le cose dalla sua prospettiva per capire perché ti dice così, perché ha reagito così o perché pensa quella cosa. Quindi fondamentalmente in generale credo che per legarsi di più in una coppia bisognerebbe provare a dire adesso vediamo, mi ha fatto incazzare, però perché lui pensa così, perché si ostina in questo? E a volte uno deve andare anche a vedere un po' il background, da dove arrivano, sì, da dove arrivano le tue insicurezze, da dove arriva per esempio la rabbia di uno, oppure da dove arriva la convinzione o la chiusura di un altro. Sì. È questo, questa potrebbe essere una delle cose che aiuta. Quindi un pochino una delle cose che mi sta aiutando molto nel lavorare insieme al mio compagno è sicuramente, che poi è la stessa cosa detta da una prospettiva forse più approfondita, però ecco, vedere perché reagiamo in un certo modo, il che è difficilissimo tra l'altro, perché la maggior parte una reazione è una reazione perché avviene emotivamente, neanche te ne accorgi, e poi magari dici cacchio, ma perché ho reagito così, perché ho risposto così, o perché lui ha risposto così, o perché lui ha reagito così. Però provare a capire se c'è uno schema dietro, se tu reagisci in quel modo di fronte alla stessa dinamica che si verifica ripetutamente nella vita, nel lavoro e con il tuo compagno se ci vivi e ci lavori insieme. E questo però è tosto, una sfida veramente difficile, perché significa mettersi continuamente in discussione. Per cui è anche un po' una questione di orgoglio, dici ma cacchio, ho anche questo schema, ma cacchio, ma perché continuo a fare questa cosa? Però è anche divertente, se si fa in due, credo che quello che dicevi prima, il fatto di sdrammatizzare in due, cioè dobbiamo essere entrambi sulla stessa linea d'onda, perché se io faccio la battuta e l'altro si offende o viceversa. Solitamente non ci si accoppia mai simile, se uno è nero l'altro è bianco, se uno va a letto presto l'altro va a letto tardi, uno si sveglia presto, se uno gli piace la montagna l'altro gli piace il mare, e credo che se sempre così un motivo ci sarà, sì, probabilmente ci si deve mettere assieme così proprio perché a me Angelo ha insegnato tanto nel sapere essere un pochino più no, calma, ma un pochino più come diciamo, e io gli ho tirato fuori tutto questo aspetto goliardico che lui aveva dentro, perché ce l'aveva, perché secondo me ce l'abbiamo tutti, il bambino che giocava da piccolo. Io adesso ho 52 anni, ho fatto un mese fa un raduno con i miei amici storici, figli di amici dei miei genitori, quindi siamo cresciuti assieme, perché facevamo le vacanze estive, il Natale sempre assieme. Era tantissimo che non ci radunavamo tutti quanti, ho detto venitemi a trovare in campagna che c'è un giardino, ci facciamo una mangiata, un pranzo assieme, sono tutti coi figli di 10 anni, 12 anni, 7 anni, coi cani, eravamo tutti in mezzo sull'Adda, in mezzo al giardino, e quella giornata io avevo deciso che si sarebbe giocato a 1, 2, 3 stella, a ruba bandiera e a strega comanda colore. Beh, non solo ci siamo divertiti come dei pazzi, ma c'era una signora anziana lì vicino, nella casetta vicino, che ci ha sentito fare tutto sto casino, non ti dico, vabbè, le cazzate che sono partite non si contano, che ha tutto dovuto dirmi, ah, vi ho sentito ridere, io subito ho detto, oddio signora, l'abbiamo disturbata, mi scusi, fa no, dice, guardi, vedere degli adulti giocare come dei bambini mi ha emozionato, mi ha fatto passare una domenica diversa dalle altre. Questo per me è stata una cosa fantastica, perché influenza anche chi sta vicino, e quella giornata, sai per quanti giorni noi ce la siamo trascinata? Per tantissimi giorni sul lavoro, le crisi di coppia, uno non sopporta più la moglie, non sopporta più il marito, però c'era sta risata che risuonava che nei giorni successivi. Giocare, tornare a giocare. E ridere, sì. E ridere.